Ciao ragazzi, sono sempre io e in questo nuovo video volevo mostrarvi come connettere un controller. Adesso vi spiegherò due metodi diversi per connettere il controller. Per connettere un controller di tipo però PlayStation sul PC. Ad esempio, non so, per giocare a Fortnite o giocare a GTA 5, se siete da PlayStation, cioè se giocavate con la PlayStation, però per qualche motivo non potete più giocarci, ma passate a PC, questo qua vi aiuterà. Allora, ci sono due modi. Partiamo dal metodo più semplice: vi basta andare sulla barra di ricerca o comunque sulle impostazioni. Io vi consiglio di andare sulla barra di ricerca perché è veloce e cercate Bluetooth. Sì, qua l'ho scritto da cani. Vabbè, qua Bluetooth. Entrate sul Bluetooth e dovete cliccare, vedete qua è già connesso, lo tolgo perché dovete rimuoverlo ogni volta che volete fare l'accesso tramite Bluetooth al vostro controller. Allora, vi spiego come si fa ad abilitare il Bluetooth al controller, adesso faccio vedere una foto. Questo qui è un controller della PS4. Vi basterà premere contemporaneamente PS e Share e si dovrebbe illuminare di una luce azzurra lampeggiante il LED qui davanti del controller. Una volta che questo sarà fatto, adesso lo prendo anch'io in modo che faccio vedere i vari procedimenti. Tenete premuto, comincerà a lampeggiare. Andate su aggiungi dispositivo Bluetooth di altro tipo. Bluetooth, vi comparirà questo qua, wireless controller input, connessione in corso, e lo siete connesso. Cliccate su fatto e ce l'avete. Come potete vedere, la luce del controller è azzurra. Per poterci poi giocare, vi basterà connettere il controller al PC con un cavo USB e con la presa che serve per ricaricare il controller. Se invece, ad esempio, no, se invece questa cosa non funziona, perché questa cosa può funzionare ad esempio per Fortnite, ma non funziona, se non sbaglio, per Grand Theft Auto. Quindi, se questa cosa, ad esempio, per GTA non funziona, dovete andare su Google, cercare DS4, scusate, mi sono andata sul braccio, DS4 Windows, eccolo qua, il primo Jace 2 Kings. Entrate e cliccate su scarica. Ora non ci sono virus o cose simili che vi entreranno. Andate su DS4 Windows Zip. E qui sotto vi si avvierà il download. Andate su apri. DS4 Windows, vi consiglio. Estrai tutto. E estrai. E vi trasformerà le due segnali in questi qua. Io vi consiglio di trasferire il DS4 Windows, che è quello che vi permette di collegarlo direttamente, di connettere direttamente il controller nella pagina home. Come vedete, ce l'ho qua io. E per fare in modo che si connetta vi basterà, aspettate che stacco il Bluetooth dal controller, perfetto, vi basterà prendere il cavo che serve in questo caso per ricaricare il controller collegandolo al PC, ok, eccoci qua, cliccate su DS4 Windows e ecco qua. Vi si illuminerà lo schermo, scusate, lo schermo LED del controller. Qua potete scegliere dov'è che è? Oddio. Vabbè, potete scegliere la gradazione ecco qua, la gradazione della luminosità del controller. Questa qua è quella basica, ma voi potete scegliere tutti questi colori. E basta. Se cliccate su stop si fermerà il collegamento, se cliccate su start il collegamento riprenderà. Qui è tutto.
ci vediamo in un prossimo video.